Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma sai, se dobbiamo parlare del 41 bis, il 41 bis è il problema su cui nasce la strategia delle stragi. Il 41 bis è quello della lettera dei familiari a Scalfaro. È una guerra che va avanti da 30 anni. Che il fatto che questo governo possa allentare il 41 bis non lo vedo proprio tra le cose possibili. Tirano in ballo Berlusconi, non l'ha mai allentato, anzi, poi io una volta andando a vedere, adesso cioè, sembra una cosa semplicistica, ma tutti questi personaggi che sono stati presi, Riina fu preso quando c'era un governo Amato. Abbiamo parlato l'altro giorno, è venuto qua Giuliano Amato venerdì e abbiamo ricordato questa cosa. Come si chiama? Provenzano fu preso durante un governo Berlusconi, stava per passare a Prodi 2 mesi prima. Questa volta adesso con la Meloni. Io credo che da questo punto di vista ci sia un problema di fondo. Lo dico anche se è una mia convinzione, perché io poi non mi va di stare appresso ai teoremi. Se c'è stato un momento in cui c'è stata una specie, chiamiamola così, tra virgolette, trattativa, fu in quegli anni, cioè nel 92-93. Perché? Perché lo Stato non era capace in quel momento di presidiare il territorio. Questo era il punto. E quindi cominciò una cosa per evitare, come se fosse un armistizio. Poi non avevano avuto il coraggio di dirlo, per tanti motivi, perché 10 anni prima, 20 anni prima non avevano trattato per Moro. Poi però quella strategia ha avuto un suo successo, perché poi, se tu vedi, noi passiamo a una serie, poi la cupola di fatto non c'è più. E quando noi parliamo di un'esistenza ancora della mafia, io ti dico un'altra cosa, c'è una metamorfosi della mafia. Noi non dobbiamo più ragionare con la mafia che abbiamo visto in questi decenni, è un'altra cosa. E nella graduatoria, della pericolosità, delle associazioni mafiose, delle organizzazioni mafiose, viene meno, non so, rispetto all'andrangheta e via dicendo. Ecco, quindi io quello che chiedo, cioè, e su questo c'è una riflessione chiara, però senza dei pregiudizi, cioè nel senso partire con delle convinzioni, con dei teoremi, perché come diceva Falcone, queste cose qui tu le devi fare guardando i fatti, uno appresso all'altro e mettendoli in fila.